Allora, siccome ho dimenticato di far partire la registrazione, almeno faccio una panoramica delle schermate, così chi poi dopo guarda sa da dove siamo partiti. Ok. E analogamente, il vettore O', che è la posizione di O' nel sistema di riferimento fisso, sarà dato dalla x dell'origine O' per il versore dell'asse x, più la y dell'origine O' per il versore dell'asse y, più la z dell'origine O' per il versore dell'asse z, in quanto le sue coordinate sono riferite al sistema di riferimento fisso, quindi questo sarà x di O', eccetera, eccetera. Quindi questa è la rappresentazione che noi ci diamo. Adesso, se il punto materiale si muove nello spazio, quindi se si sta muovendo su una traiettoria, no? E si muove nello spazio, allora avrà una certa velocità. Allora, la velocità che il punto materiale ha nel sistema fisso è quella che noi abbiamo definito quando abbiamo introdotto i primi concetti di cinematica, cioè la derivata della posizione del punto materiale rispetto al tempo. E allora, utilizzando la definizione di R, capite che questa è la derivata di x rispetto al tempo per il versore dell'asse x, più la derivata di y rispetto al tempo per il versore dell'asse y, più la derivata di y, scusate, di z, della coordinata z rispetto al tempo per il versore dell'asse z. Cioè, la velocità nel sistema di riferimento fisso viene espressa in questo modo qui. Analogamente, la velocità che il punto materiale ha rispetto al sistema mobile, la chiamiamo v', quindi nel sistema mobile, questa velocità v' chi sarà? Sarà data da derivata di x' rispetto al tempo per il versore dell'asse x', più la derivata di y' rispetto al tempo per il versore dell'asse y', più la derivata rispetto al tempo di z' per il versore dell'asse z'. Questo nel sistema mobile. E quindi abbiamo, diciamo, questi concetti. Chiaramente posso anche la mia origine O' ha una velocità, anche l'origine O' ha una velocità rispetto alla posizione, al sistema di riferimento fisso, e questa sarà la derivata della coordinata x di O' rispetto al tempo per u di x più, non me li fate scrivere tutti, più i termini analoghi per la direzione y e per la direzione x. Quindi noi abbiamo due osservatori e quello che ci domandiamo è quale sia la relazione che c'è tra le velocità che misurano due osservatori in due sistemi di riferimento differenti. Cioè, se l'osservatore nel sistema fisso vede un corpo muoversi con una certa velocità, cioè misura una certa velocità, quello nel sistema mobile misura la stessa velocità? E se non è la stessa, come sono in relazione tra di loro? Allora, per fare, diciamo, questa trattazione, partiamo da questa espressione che abbiamo scritto qui. No, ce la copiamo
che lega le coordinate dei due punti, del punto materiale nei due sistemi di riferimento. Eccolo là. Allora, partiamo da questa espressione, ce la pastiamo qui, eccola qui. Quindi ripartiamo da qui e deriviamo rispetto al tempo. Rispetto al tempo. Allora, dobbiamo derivare le tre parti di questa espressione rispetto al tempo, quindi avremo la derivata di R rispetto al tempo, deve essere uguale alla derivata di R' rispetto al tempo, più la derivata di O' rispetto al tempo. Adesso guardate questa cosa, che è il punto focale di questa dimostrazione, è il punto più importante di questa dimostrazione, che è il seguente. Qui abbiamo derivata di R rispetto al tempo. Andiamo a vedere come è espresso il raggio R. Il raggio R lo vediamo qui. Eccolo qui. È espresso in termini delle sue componenti, che sono x, y e z, e compaiono i versori degli assi x, dell'asse y e dell'asse z. Adesso, quando il punto materiale si muove nello spazio, lungo la traiettoria che abbiamo disegnato in arancione, chiaramente il raggio vettore R cambia, perché le coordinate di P, x, y e z, cambiano nel tempo. Quindi nell'espressione che abbiamo preso qui, x, y e z sono funzioni del tempo. Tuttavia, i tre versori ux, uy e uz sono tre vettori di lunghezza unitaria che hanno direzione e verso fissi nel tempo. Perché? Perché il nostro sistema di riferimento, o x, y e z, è fisso, quindi gli assi sono sempre nelle stesse direzioni. Quindi questi tre versori non dipendono dal tempo. Sono, diciamo, non cambiano nel tempo. Allora, il risultato qual è? Il risultato è che quando io vado a derivare rispetto al tempo R e devo derivare la somma di questi tre prodotti, e in questa espressione sulla destra solamente x, y e z dipendono dal tempo. Quindi dovrò derivare qui e dovrò derivare qui. Quindi il risultato qual è? Che quando vado a calcolare dr su dt, no? Ottengo dx su dt per u di x non derivato, perché u di x è una costante. Quindi quando vado a derivare il prodotto x per u di x, derivo solo il primo termine. Z su dt per u di z. Ok? E l'espressione che noi richiamiamo è proprio quella che abbiamo definito come velocità del punto materiale nel sistema di riferimento fisso. Vedete? V nel sistema di riferimento fisso è dx su dt per u di x e così via. Adesso, quando io vado a derivare R' rispetto al tempo, le cose cambiano. Perché le cose cambiano? Scriviamo per estesamente l'espressione di R'. R', abbiamo detto, è x' per u di x' più y' per u di y' più z' per u
di z'. Adesso, quando io vado a derivare queste espressioni, ad esempio il primo pezzo, quello che si trova qui, allora sia x' che u di x' sono funzioni del tempo. Perché? Perché mentre il punto materiale si muove sulla traiettoria, l'abbiamo qui nel disegno, la sua coordinata x', y' e z' può cambiare rispetto al sistema di riferimento mobile, ma contemporaneamente il sistema mobile può muoversi, può ruotare, e quindi i versori u di x', u di z' e u di y', pur avendo modulo costante, non sono costanti perché possono cambiare direzione e verso. Il risultato è che quando io vado a derivare l'espressione per ricavare la derivata di r' rispetto al tempo, devo derivare entrambe queste quantità. Allora, soffermiamo un attimo l'attenzione su questo pezzo qui. Quando io lo vado a derivare rispetto al tempo, ottengo la derivata di x' rispetto al tempo per il secondo non derivato, perché è un prodotto di funzioni che dipendono dal tempo, più x' per la derivata del versore ux' rispetto al tempo. Cioè ottengo nella derivazione due termini. No? E quando vado a derivare gli altri pezzi rispetto al tempo, ottengo delle espressioni analoghe. Quindi io qua avrò uguale, avrò questo termine, più avrò un termine dy' su dt per u di y', più y' per la derivata di u y' rispetto al tempo, più un altro termine legato, diciamo, alla direzione z', che è del tutto analogo. E quindi la situazione è un po' più complicata, no? Però se guardo questa sommatoria di 6 termini, capisco che se ad esempio guardo questi 3 pezzi qui, derivata di x' rispetto a t per u di x', derivata di y' rispetto a t per u di y', più derivata di z' rispetto al tempo per u di z', questa è esattamente quella che io ho definito come velocità v'. Vedete, se vado su, vado a rivedere come avevo definito v', eccola qua, v' è derivata di x' rispetto a t per il versore dell'asse x' e così via. Quindi quell'espressione, quella somma di quei 3 pezzi, mi dà esattamente il vettore v'. Qui invece ho 3 altri termini che devo un po' rimettere in una forma più, consona. E come scrivo questi termini qui? Guardate bene, concentriamo l'attenzione ad esempio su questa derivata qui, no? Allora, questa è la derivata rispetto al tempo di un vettore che ha modulo 1, cioè un vettore che ha modulo costante. Allora, vi ricordate, se io avevo un vettore di modulo costante, abbiamo ricavato una formula di Poisson che ci dice che la derivata di un vettore di modulo costante rispetto al tempo si può sempre scrivere come la velocità angolare con cui questo ruota vettore il vettore stesso. E cioè che se io ho un vettore di modulo costante che ruota nel tempo con una certa velocità angolare omega,
Allora, la sua derivata rispetto al tempo può essere scritta in questa maniera. Allora, adesso io sono nella condizione, lo ridisegniamo qua sotto, altrimenti facciamo troppo su e giù con la lavagna. Sono nella condizione in cui ho un sistema di riferimento, ho x', y', z', che può sia traslare con una certa velocità di O', cioè la sua origine si può muovere, sia può ruotare con una certa velocità angolare omega. Adesso io vi faccio una domanda. Se qua mi disegno il versore dell'asse y', uy', e vi dicessi, supponiamo che questo sistema non ruoti, cioè supponiamo che omega sia uguale a zero, non ruota, ma che trasli, cioè che la velocità v' sia diversa da zero. E vi faccio questa domanda, uy' cambia? Cioè il versore uy' cambia se io ho una pura traslazione? No. No, perché trasla parallelamente a se stesso, no? E quindi le sue componenti non cambiano, no? Lo stesso vale per gli altri due versori. Qual è l'unico motivo per cui il versore uy' può cambiare? Che ci sia una rotazione. Cioè se non ho una rotazione, se ho una rotazione, cioè una velocità angolare di questo sistema di riferimento, u di y' cambia? Se ho una rotazione, il vettore ruota, no? E quindi cambia, sì, cambia direzione e cambia verso. E quindi sì. Quindi qual è l'unico motivo per cui questo versore può avere una derivata diversa da zero? È quello che ci sia una rotazione. Quindi quando è che questa derivata è diversa da zero? Quando c'è una rotazione. E quindi la sua derivata può essere scritta in questa maniera. Quindi il risultato qual è? Che la derivata del versore ux' scrivere che la derivata di uy' rispetto al tempo sarà omega vettor u di y' e la derivata di uz' rispetto al tempo sarà omega vettor u di z'. Posso scrivere questa espressione. E allora, quando vado a guardare tutta questa espressione che ho ricevuto, posso dire che la derivata di r' rispetto al tempo è uguale a questo pezzo che è disegnato in rosso, che è v' più questi tre parti, dove io al posto di ognuno di questi sostituisco quelle espressioni che abbiamo trovato. E quindi avremo che la derivata di r' rispetto al tempo è uguale a v' più x', e al posto di lo schema, dovrei scrivere questo, dux' rispetto al tempo, al posto di questa espressione qui, io ci metto omega vettor, il versore dell'asse ux', più, qua avrei y', scusate, ho dimenticato un vettore, qua omega vettor, il versore dell'asse y' più z' omega vettor, il versore dell'asse
z'. Ora qui, siccome in un prodotto vettoriale, se c'è uno scalare a moltiplicare davanti, lo posso portare a moltiplicare il termine successivo. Questo è vero per tutti e tre i termini, quindi posso spostare x', y' e z' all'interno del prodotto vettoriale. E come vedete, se faccio questo, capisco che omega può essere messa a fattore comune. E quindi ottengo che la derivata di R' rispetto al tempo è V' più omega vettor, mettendo a fattore comune, qua mi rimane x' per U di x' più y' per U di y' più z' per U di z'. Tuttavia, l'espressione che avete qua dentro è proprio la definizione di R', la coordinata del punto materiale nel sistema di riferimento mobile. E quindi che ricavo? Ricavo che la derivata di R' rispetto al tempo si può esprimere come la velocità V' più omega vettor R'. Cioè ricavo questo risultato intermedio. Adesso noi... Scusi, mi sente? Sì. Io ho una domanda. All'inizio, quando noi abbiamo trovato la velocità V'. Sì. Perché quando abbiamo derivato R' non abbiamo avuto tutto questa difficoltà? Ha ragione. Infatti, se lei nota, sono stato un po' furbetto io. Speravo che non se ne accorgesse, no? Se lei nota, in questa espressione, no? È qui che lei... Sì, è qui che dico. Quando ho scritto questo, io ho detto V è la derivata di R rispetto al tempo. D'accordo? E V' è la derivata di R'. No, V' non è la derivata di R' rispetto al tempo, perché V' è la velocità che un osservatore nel sistema di riferimento mobile assegna al punto materiale, no? L'osservatore misura di quanto cambia la coordinata y', di quanto cambia x', di quanto cambia la coordinata y' e la z' nel tempo, cioè calcola, diciamo, le derivate, e assegna come velocità al punto materiale questa espressione qua, ok? Perché sono le quantità misurate sono queste qui. Lui non misura la, diciamo, posizione di R' e ne fa la derivata nel tempo, perché per lui i versori sono fissi, perché lui è nel sistema di riferimento, quindi li vede fissi. È la persona che sta all'esterno che li vede mobili, d'accordo? Quindi per definizione la velocità è definita come questa, quanto cambia la coordinata rispetto al tempo per il versore del sistema mobile. E proprio per questo motivo non ci ho messo qui il passo intermedio, questo passo che si trova qui, per non confondervi. È chiaro? Quindi sarebbe che quella è la velocità percepita nel sistema di riferimento primo. Sì. Allora, grazie mille. Ok. Allora noi adesso abbiamo calcolato questo pezzettino di derivata, ma stiamo derivando tutta questa espressione. Un attimo, stiamo derivando tutta questa espressione qua. Ci siamo calcolato il primo pezzo, ci siamo calcolato il secondo pezzo, ci dobbiamo calcolare questo terzo pezzo, la derivata di O' rispetto al tempo. Ma questo è facile. Perché è facile? Perché di nuovo il raggio O', lo vedete scritto qui, dipende dal tempo solo perché dipendono dal tempo le coordinate dell'origine O', mentre i versori del sistema di riferimento fisso sono fissi nel tempo. Quindi quando vado a derivare O', sono in un caso analogo a quello per cui quando ho derivato R, cioè devo derivare solo le componenti e non... Le,
i versori. Quindi, diciamo, è un caso semplice, quindi avrò che la derivata di O' rispetto al tempo, scriviamo qui, la derivata di O' rispetto al tempo è uguale alla derivata della coordinata x di O' rispetto al tempo per u di x più la derivata della coordinata y di O' rispetto al tempo per u di y più l'analogo termine per la componente z. E questa è quella che io ho definito come velocità dell'origine del sistema O'. E questo, diciamo, misurata nel sistema fisso, cioè rispetto al sistema fisso. Allora adesso se vado a mettere insieme i tre pezzi di quella derivazione, che cosa ottengo? Ottengo che, vi ricordate, dovevo scrivere dr su dt uguale dr' su dt più derivata rispetto al tempo di O'. Se metto insieme i tre pezzi, ho v deve essere uguale a v primo più omega vettor r primo più la velocità dell'origine O primo. Cioè ottengo questa espressione qui. Allora, questa espressione viene detta teorema delle velocità relative. E ci lega tra loro la velocità che misura un osservatore nel sistema fisso a quella che misura un osservatore nel sistema mobile tramite che cosa? L'eventuale velocità con cui trasla l'origine del sistema mobile, cioè se il sistema mobile sta traslando, la velocità v è v' più vo', cioè si sommano la velocità v' e vo'. Se oltretutto il sistema mobile sta ruotando, c'è un termine dovuto alla rotazione. Quindi io ottengo questa espressione. Allora, siccome non è facile capire questi concetti, io vi ho predisposto un'app di quelle su MATLAB che metterò sul sito oggi pomeriggio sul sito di portale e-learning, che vi permette di visualizzare il moto di un punto materiale in due sistemi di riferimento mobili tra loro. Per fare le cose semplici, invece di avere due sistemi di riferimento a tre dimensioni, si tratta di due sistemi di riferimento a due dimensioni che possono traslare o ruotare nel piano uno rispetto all'altro. Quindi è un'app che funziona in 2D, ma capite benissimo che i risultati, diciamo, sono gli stessi. Allora facciamo, quindi potrete visualizzare quest'app, e tra l'altro sul canale YouTube c'è anche il video che descrive il funzionamento dell'app, quindi è autoesplicante, ve lo potete guardare da soli. Allora capite benissimo questa cosa, che facciamo qui, capite benissimo questa cosa. Supponiamo di avere un sistema di riferimento fisso e supponiamo di avere un sistema di riferimento mobile che sta solo traslando rispetto a quello fisso con una velocità vo'. E supponiamo che non stia ruotando, cioè non ha velocità angolare. Allora, questa formula che cosa mi dice? In questo caso speciale, mi dice che se io ho un punto, supponiamo che si trovi qui, no? E che ha v' uguale a 0, cioè
questo punto è un signore che sta seduto a cavalcioni dell'asse X e sta fisso con l'asse X. Allora, che cosa mi dice la formula? Mi dice che la velocità che misura un osservatore che si trovi nel sistema di riferimento mobile è quella del punto materiale nel sistema di riferimento fisso, ma è 0, quindi qua io metto 0, più un termine dovuto alla rotazione, che però è nullo, che non c'è perché non c'è rotazione, più la velocità di O'. Allora, è chiaro. Se io sono a cavalcioni dell'asse X e io mi sto muovendo insieme al sistema di riferimento mobile, qua ho dimenticato di mettere le prime, queste sono primi, mi sto muovendo insieme al sistema di riferimento mobile e un osservatore che sta fisso mi assegna come velocità la velocità con cui trasla il sistema di riferimento mobile. Perché? Perché io sono trascinato dal sistema mobile, quindi vengo portato dal sistema mobile. Potete immaginare, ad esempio, che questo punto materiale sia una persona che è seduta all'interno di un treno, no? E che il treno viaggi con una velocità costante, V O'. Allora, un osservatore che sta alla stazione, che riferisce il moto rispetto agli assi della stazione, vede il treno che si muove e il treno avrà un suo sistema di riferimento a cavalcioni del treno O', X', Y' che si muove con velocità V O' e quindi vede l'uomo muoversi in questa maniera. Viceversa, se io ho un sistema di riferimento fisso, O, X, Y, per semplicità, due dimensioni, ed ho un sistema di riferimento mobile che ha l'origine coincidente con il sistema di riferimento fisso, quindi le due origini coincidono e quindi la velocità di O' è uguale a zero, cioè l'origine non si muove, e supponiamo che abbia una velocità angolare diversa da zero, cioè che questo sistema stia ruotando con una certa velocità angolare. Allora, supponiamo sempre di avere un punto materiale che sia a cavalcioni sull'asse X' e quindi che sia fisso nel sistema X', quindi la sua velocità V' è uguale a zero, lui sta fermo nel sistema di riferimento fisso. Che cosa mi dice la formula? La formula mi dice: guarda che la velocità che osserva l'osservatore che sta nel sistema fisso è uguale. Scusi, prof, lui sta fermo nel sistema di riferimento mobile. Diciamo, la persona che sta a cavalcione dell'asse X', sì, è fermo. Ok, aveva detto il contrario, vabbè, comunque sì. È V' uguale a zero, no? Allora, la velocità che misura l'osservatore nel sistema fisso qual è? Sarebbe quella che il punto A nel sistema mobile, ma è 0. Poi c'è un termine più omega vettor R', no? E chi è R'? R' è la posizione del punto P. Qua, quando decide che non vuole scrivere, non vuole scrivere. R' è il raggio vettore che identifica la posizione del punto P nel sistema mobile, più la velocità dell'origine O', che abbiamo detto essere nulla. Quindi l'osservatore che cosa vede? Vede una velocità che è omega vettore R'. Ma ve la ricordate questa espressione? Ricordate questa espressione? È l'espressione che lega la velocità e la velocità angolare in un moto circolare di raggio R'. No? La persona si trova a cavallo del sistema mobile, sta a distanza R' fissa dall'origine e ruota descrivendo una circonferenza. E la velocità che ha, V, è legata alla sua posizione tramite questa espressione. In particolare, se la persona che sta a cavalcioni dell'asse non sta fuori dall'origine, cioè non sta a distanza R' dall'origine, ma sta proprio nell'origine,
cioè se sta seduto nell'origine e quindi r' uguale a 0, vi viene che la velocità è uguale a 0, che è naturale. Siccome si trova qui, anche se il sistema ruota, lui rimane fisso anche nel sistema di rivento fisso. Allora, quindi questo ci fa capire che questi due termini qui, che vengono... A che cosa sono dovuti? Sono dovuti al fatto che il sistema di riferimento mobile si muove. E come abbiamo visto, anche se nel sistema di riferimento mobile un punto è fisso, può acquisire una velocità rispetto al sistema fisso a causa di questo fenomeno. Allora, questo termine qui, questi due termini qui, anzi li riscriviamo perché ci piace riscriverli meglio. Questi due termini qua vengono chiamati velocità di trascinamento. E sono dovute al fatto che il sistema mobile trascina con sé il punto materiale. E quindi se il punto materiale ha una velocità rispetto al sistema mobile, quella rispetto al sistema fisso è V' più la velocità di trascinamento. A volte questa relazione viene scritta dicendo che V è uguale a V' più la VT, intendendo velocità di trascinamento, che è composta di questi due termini. Uno dovuto al modo di traslazione e l'altro dovuto al modo di rotazione del sistema mobile. Allora, quindi abbiamo ottenuto, diciamo, questo teorema delle velocità relative. E una volta ottenuto il teorema delle velocità relative, secondo voi qual è il secondo teorema che ricaveremo? Accelerazione. Quello delle accelerazioni relative. Allora, adesso ci fermiamo, facciamo la pausa e poi ricaviamo questo teorema delle accelerazioni relative.